anche abbiamo ricevuto in quel giorno la guida cristiana evangelica che è venuta dall'Africa in Kenya, David Owuor. È un accademico ed è uno dei genetisti più importanti dell'Africa e del mondo. Abbiamo parlato di questo con lui. Silvia era con me e anche il poeta Alfred Nazareth sono stati testimoni di questo incontro. Siamo stati con lui 2 ore e 30 minuti avendo una conversazione riguardo Cristo, Dio, la scienza, l'Africa, anche la nostra America e anche il combattimento contro il colonialismo. È stato un incontro al quale posso qualificare come eccezionale in ogni punto di vista, il punto di vista umano, religioso, spirituale. E io ringrazio veramente che è venuto in Venezuela, io non lo conoscevo e voglio ringraziare le chiese cristiane evangeliche di questa nazione per l'incontro che abbiamo avuto in Puerto Carreggio. Io ho ascoltato lui per la prima volta e ora sta attraversando la nazione portando la sua parola. Ti chiediamo perdono per il peccato della nostra nazione. Ti chiedo perdono nel nome del mio governo e del mio popolo per il peccato, per la superbia, l'avarizia, la lussuria, l'ira, l'ingordigia, la pigrizia e tutti i peccati che si sono commessi come nazione. Perdonaci. Sana la nostra terra. La tua parola dice: se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. 2 Cronache 7:14. Io dal palazzo presidenziale di Miraflores in Caracas, oggi 15 giugno di questo anno 2024, come presidente della Repubblica Bolivariana di Venezuela, volontariamente rilascio la mia nazione a Cristo, che lui sia il padrone in assoluto di questa patria benedetta. Amen. Così sia.